Ebbene sì, il contenuto che tutti voi stavate aspettando, ma soprattutto è già finita un'altra stagione di Serie A. E voi sapete che il primo contenuto che vi porto a campionato terminato è sempre questo, il pagellone. Sono qui per dare un voto ad ogni singola squadra di Serie A per il campionato fatto. Ci tengo sempre a precisarlo, qui prendiamo in considerazione solo la stagione di Serie A, ma soprattutto vi ricordo che è un pagellone con voti puramente soggettivi. Se non siete d'accordo, potete civilmente esprimere il vostro dissenso qui sotto nei commenti. Come sempre, mi raccomando, senza litigare. Ecco, mo succede il macello. Detto questo, bentornati e ben ritrovati. Vi do due modi per sbloccare immediatamente oggi stesso il pagellone del Buon Fabio. Nell'esatto momento in cui arriveremo o a 571.000 iscritti oppure a 5.000 mi piace su questo video. Dipende tutto da voi. Fatemi capire che volete subito anche le valutazioni del Buon Fabio. Detto questo, mi raccomando, se non siete ancora iscritti, fatelo. Soprattutto adesso che riparte il calciomercato, per restare sempre aggiornati ogni volta che pubblico qualcosa. Vi iscrivete, attivate le notifiche cliccando sulla campanella. Non vi perdete più nulla. Oltre a questo c'è un altro canale di calcio, ma anche un canale extra calcio, dove sono tornato con contenuti molto particolari. Vi lascio tutti i canali qua sotto in descrizione o come sempre compariranno qui durante il video. Quest'anno sono stato de manica larga in alcune situazioni e, ragazzi, particolarmente cattivo in altre. Cioè, vie de mezzo non ce ne sono state, ce ne sono state veramente poche. No, ma me sa nessuna in realtà, perché sono passato da un eccesso a un altro. Ma credo che mai come quest'anno, ragazzi, questi sono i voti più giusti, sono le valutazioni più giuste possibili. Ovviamente fate il vostro pagellone, qua sotto nei commenti. Parto dalla 20ª posizione in classifica, ormai sapete come faccio, parto dal voto più basso fino ad arrivare al voto più alto. 20ª posizione in classifica, ragazzi, al Napoli ho dato 0, 0, né 1, né 2, né 3, né 4, non ci sono insufficienze gravi che tengano. Campioni d'Italia in carica fino a che vabbè non c'è diventata l'Inter, ma tu poi arriva decimo, ma tu puoi arrivare fuori da qualsiasi competizione europea. Se poi pensiamo che De Laurentiis aveva mantenuto praticamente tutta la squadra escluso Kim, ragazzi, è cambiato l'allenatore, è cambiata la dirigenza, ma possibile che per così poco? Immaginatevi se avesse smantellato una squadra, ragazzi, se avesse venduto veramente tutto e tutti, Osimhen, questo, quello e quell'altro, sarebbero retrocessi. È un qualcosa per me di inconcepibile. E non aggiungo altro, anzi, 11 sconfitte e 14 pareggi. Solo 13 vittorie in 38 partite. Ribadisco i campioni d'Italia in carica. Non aggiungo altro. 19ª posizione in classifica, al Sassuolo ho dato 2. Ragazzi, in 38 partite mi fai 30 punti, una squadra che a bocce ferme, regà, potevamo tranquillamente, non dico metterla tra le prime 10, ma tra le prime 12-13, bene o male, la dimensione dell'anno scorso, per quanto l'anno scorso erano già partiti male, perché me lo ricordo benissimo, ma poi si sono ripresi alla grande. Dice no, perché è mancato Berardi. Ragazzi, più di qualche giocatore importante, il Sassuolo ce l'aveva, a bocce ferme, non partivano PS, una delle squadre più scarse di questo campionato. Io gli do 2, ragazzi, si sono allineati su un livello più basso perché hanno completamente perso la testa. Ed è un qualcosa di inconcepibile anche per questo motivo. 18ª posizione in classifica, se al Sassuolo ho dato 2, alla Salernitana gli do 3, ma è sempre in insufficienza grave. Tutt'al più che sono arrivati ultimi, ragazzi. Ho deciso di dargli leggermente di più perché a bocce ferme uno dice, vabbè. Una stagione bruttissima, non è una squadra che si salva facilmente tutti gli anni, che arriva come il Sassuolo dodicesimo, tredicesimo. Però non ho voluto essere proprio cattivissimo, cattivissimo, sempre tre. La Salernitana, ragazzi, ha fatto 17 punti in 38 partite, ha vinto solo 2 volte quest'anno, ne ha perse 25. Ha subito la bellezza di 81 gol. Io credo non ci sia altro da aggiungere, ma sfido chiunque a bocce ferme a dire, prima dell'inizio di questo campionato, che la Salernitana sarebbe retrocessa da ultima. Se uno poteva immaginare la retrocessa, si immaginava, che ne so, terz'ultima, sicuramente con più punti all'attivo. Ha fatto veramente malissimo. Voto 3. Frosinone, voto 4 e mezzo.
In realtà, ragazzi, ero molto indeciso sulla valutazione, perché se poi dobbiamo soppesare l'ultima partita, la sfortuna che il Frosinone ha avuto, perché è vero, nell'ultima partita, per come ha perso con l'Udinese, pali, situazioni, Di Francesco, ragazzi, mi è dispiaciuto tantissimo, le lacrime, un dispiacere veramente immenso da tifoso della Roma. Sono rimasto toccato dalla situazione, ovviamente dal punto di vista umano, ma anche sportivo. E Frosinone, ragazzi, era partito benissimo. Cioè, per questo gli ho dato 4,5, che non sarà mai un 3 o un 2, ma comunque un'insufficienza grave. Per una partenza così importante, Frosinone, ragazzi, per gran parte della seconda parte della stagione, ha dormito in piedi per gravi responsabilità. Poi si è un po' ripreso verso la fine della stagione. Però questo ti fa capire quanto non puoi passare da un eccesso a un altro. Sarebbe bastato un po' più di equilibrio per salvarsi tranquillamente e non arrivare in questo modo all'ultima giornata. Paradosso clamoroso, tra Frosinone, Empoli e Udinese, ragazzi, era quella prima dell'ultima giornata che c'aveva molte più possibilità di salvarsi. Sono retrocessi loro, clamoroso. Posizione successiva, voto 5 alla Roma, vi dico la verità, più a caldo gli avrei dato 4,5. Però sarebbe stato un voto da tifoso, non sarebbe stato un voto più oggettivo. 5 comunque è una valutazione bassa, ma ragazzi, l'avete letto quel dato statistico? Cioè, stesso, so, non l'ho confermato, me lo hanno scritto in tantissimi nei commenti, quindi mi fido. La Roma sono 3 stagioni consecutive che fa 18 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte, 63 punti totali. Ragazzi miei, quest'anno a bocce ferme ti hanno preso Lukaku, c'avevi Dybala. Questi sono nomi pesanti. Con una stagione così brutta da parte del Napoli, si è liberato un posto Champions. Tu Roma con Dybala e Lukaku, te devi prendere quarto de posto, manco il quinto o sperata annacce da sesto. Queste sono le somme che vanno tirate alla fine di questa stagione, al netto de è subentrato De Rossi, è stato esonerato Mourinho. Per 3 anni tu hai fatto la stessa. Qual è stato il processo di crescita? E per l'anno prossimo, in prospettiva, se Lukaku sicuramente ci sarà e rischi di perdere pure Dybala, ma io che cosa mi devo aspettare? Capite che forse il 5 è anche troppo che gli ho dato se andiamo ad ascoltare esattamente quello che ho appena detto. Non aggiungo altro. Alla Lazio ho deciso di dare lo stesso voto della Roma, per motivazioni un po' differenti in realtà. Il processo di crescita della Lazio dell'anno scorso, ragazzi, che arrivano secondi e subiscono solo 30 gol, per carità, poi alla fine hanno parato botta e ne hanno subiti 39, ma è stato allora un fuoco de paglia. Cioè, quasi una casualità che l'anno scorso sono arrivati secondi, perché da secondi a settimi, ragazzi, c'è una bella differenza. Il processo di crescita che Sarri aveva portato, ragazzi, non dico che devi riarrivare a secondo, ma comunque con la possibilità di arrivare anche col quinto posto in Champions, io mi aspetto una Lazio là. Non mi aspetto l'esonero De Sarri, non mi aspetto una squadra così in confusione per gran parte della stagione. Poi, stesso discorso Roma, Tudor subentra, Tudor risistema un po' la situazione, diciamo che dà una botta di qua, una botta di là e salva, tra virgolette, la stagione, la Lazio si prende l'Europa League, ma cioè, è stato un passo indietro quello che ha fatto la Lazio. Quindi, forse il voto più giusto 4,5 Roma e 5 Lazio, se andiamo a guardare. Comunque, 14ª posizione in classifica, comunque voto successivo all'Udinese non gliela do la sufficienza, ragazzi, gli do 5,5 perché si sono salvati a culo, per me, per come l'ho vista io, per come nell'ultima partita che ha pesato tanto su questa valutazione, raga, dice sì, ecco, la sfortuna, sfortuna, ti pigliano pali, non ti segnano, conta pure quello nel calcio. Stavi là per retrocedere, ci è mancato veramente poco, perché non avessi segnato quel gol, avesse vinto l'Empoli, ragazzi, si sarebbe salvato il Frosinone e sarebbe retrocesso all'Udinese. E l'Udinese, per quanto poi in alcune stagioni, la scorsa stagione no, perché era partita bomba con Sottil, poi però non te puoi permettere di pareggiare 19 partite, la metà delle partite l'hai pareggiate, 13 ne perdi. Scusate, ne vinci solo 6. Non so se si stiamo a spiegare, non te puoi salvare l'ultima de campionato per il rotto della cuffia, non è sufficiente a mio modo di vedere. Squadra successiva, Juventus, ho deciso di dare 6. Dice no, sei stato troppo buono. Allora, ragazzi, se guardiamo la prima parte della stagione, quando sono rimasti attaccati al sedere, fino a che sono rimasti attaccati al sedere dell'Inter, erano da 9. Nel girone di ritorno erano da 3. 9 più 3 fa 12, diviso 2 fa 6.
gli do la sufficienza solo ed esclusivamente perché nel bene o nel male la Juventus quando va male comunque si prende a mani basse o quasi un posto in Champions League. Ma ha fatto il compitino con un picco clamoroso all'andata e un picco clamoroso all'opposto al ritorno. Forse ci poteva stare anche il 5,5, però ribadisco, alla fine si sono presi la Champions League, ragazzi, fossero arrivati fuori dalla zona Champions, perché hanno salvato la stagione per quello, secondo me, non considero i fattori Coppa esterni, sarebbero stati probabilmente da 3,5, da 4. Non so se mi sto a spiegare, la Champions sposta tanto sotto sto punto di vista. Sono cascati in piedi, ma quasi per il rotto della cuffia alla fine se andiamo a guardare. Faccio in realtà lo stesso discorso per il Milan. Gli do una sufficienza, ma qui però pesa ovviamente il cammino dell'Inter, ragazzi. Lo scudetto vinto così a mani basse da parte dell'Inter, dai cugini, dalla diretta concorrente per eccellenza, ovviamente ragazzi fa più scalpore ed è anche per questo che Pioli è stato cacciato. Perché se il Milan avesse chiuso a 85, 10 punti di più e l'Inter avesse chiuso a 94, io non sono così convinto che Pioli sarebbe stato cacciato e probabilmente al Milan non gli avrei dato un voto così neutro alla fine. Sono pur sempre i secondi della classe, è la seconda miglior squadra di questo campionato. È l'Inter che ha fatto un campionato a parte. Però ragazzi, un tifoso del Milan che cosa si aspetta? Cioè, è pur sempre una delle squadre più forti d'Italia. Aspetta competitività. La squadra del Milan sì, assenze, difesa e via dicendo, ma non è così scarsa. Là davanti, ragazzi, quest'anno hanno allestito un reparto clamoroso, ma veramente clamoroso. Pulisic, Chukwueze, Giroud, Leao, ma Loftus-Cheek, ma vedevo veramente fatto un po', per quanto poi ci sono stati tanti problemi. Però ragazzi, per me veramente non basta. Magari sarò stato cattivo, qualcuno potrebbe dire, meritavano almeno un 6 e mezzo, ma che sarebbe cambiato? Cioè, bene o male a quello, Torino, anche al Torino ho deciso di dare una sufficienza, perché nel bene o nel male, simil Milan e Juventus, non è che ha svoltato poi così tanto la loro stagione, mo a prescindere, situazioni esterne, Fiorentina, Conference, vinco a Conference, faccio. Torino ragazzi arriva a pari punti col Napoli, se la vediamo da sto punto di vista, dicevo, arriva davanti al Napoli. È arrivato pur sempre nella non classifica, la dimensione loro è quella, ragazzi, subito fuori, bene o male, dalla situazione Coppe, perché poi lasciate stare anche il discorso della quinta squadra Champions, perché sapete bene che sarebbero state 4 in Champions, 2 in Europa League e 1 in Conference. Hanno fatto bene o male quello che fanno tutti gli anni, ragazzi, né più né meno. Con Juric la dimensione è stata questa, quindi una sufficienza al Torino, hanno fatto il compitino. E in realtà faccio lo stesso identico ragionamento anche per la Fiorentina. Perché se andiamo a guardare, riga, rispetto alla passata stagione, cioè, ragazzi, la Fiorentina, zona, boh, ottava in classifica, zona Conference. Ma il salto di qualità, parlo solo di campionato, dove è stato? In questi anni, con Italiano, che comunque fa ruotare tanti calciatori, che dà possibilità a tanti calciatori. Cioè, la Fiorentina all'interno della stagione mostra alcuni, secondo me, pesanti passaggi a vuoto. Poi in altre partite si dimostra competitiva, però il balzo in avanti per lottare per un'Europa un po' passando dal campionato per lottare per un'Europa un po' più, e io parlo anche ipoteticamente dei Champions con 5 posti, non lo hanno fatto. All'Empoli do 6,5. Voglio essere cattivo, ragazzi, perché qualcuno potrebbe dire, no, se sono salvati all'ultimo 7, 7,5. No. Non me la sento di dargli un voto così alto perché, ok, dal momento in cui è arrivato Nicola c'è stato un periodo in cui i ragazzi perdevano più, hanno fatto un filotto di 5-6 partite, hanno fatto un macello, ma poi si sono ritrovati invischiati lì sotto nel calderone e si sono salvati all'ultima giornata per il rotto della cuffia. Gli faccio i complimenti, onore e merito contro di noi. Nicola che si rivela incredibile, quarto anno consecutivo in Serie A, non era mai successo nella loro storia. Gli do 6 e mezzo, che comunque, ragazzi, è un voto importante, però guardo tutti gli alti e bassi della stagione, ovviamente. E per quanto me potevo aspettare, no? Un Empoli che fino all'ultimo lottasse per non retrocedere, ma secondo me qualcosina in più, guardando come altre squadre, ragazzi, hanno veramente fatto male, secondo me si poteva fare. Comunque 6 e mezzo non è un voto poi così cattivo. A Lecce gli do 7. Gli do 7 perché, ragazzi, hanno fatto la miglior partenza nella loro storia. Poi ci hanno avuto un periodo veramente buio, perché c'è da dirlo. Però
però alla fine si sono salvati prima di altre realtà. Mi viene in mente l'Udinese, mi viene in mente lo stesso Sassuolo, la stessa Salernitana, ragazzi, cioè soprattutto il Sassuolo, il Lecce è stato più bravo rispetto a queste realtà che vi ho menzionato a ridare immediatamente una svolta al campionato e a rimettersi nella carreggiata giusta per arrivare ad una salvezza prima delle altre. Per questo li ho voluti premiare con un 7, seppur, ragazzi, veramente, tra ottime situazioni, partenza clamorosa, poi incertezze, però meglio, ribadisco, rispetto ad altre realtà. Sul Monza ero indecisissimo se dare 6,5, 7, 7,5, poi però, ragazzi, ho pensato ad un 7 alla fine, perché comunque sono arrivati dodicesimi, diciamo bene o male, no, come l'anno scorso. Ma il Genoa gli si mette davanti, cioè il Monza della situazione quest'anno l'ha fatto il Genoa, non l'ha fatto il Monza. Il Monza quest'anno si è un po' ridimensionato da quel punto di vista, qualche calciatore importante l'ha perso, Carlos Augusto, altre situazioni e via dicendo. È comunque un campionato ottimo perché si sono salvati in totale tranquillità, ma si sono proprio sbragati ad un certo punto della stagione quando hanno capito che erano salvi, ragazzi, in alcune situazioni non ne hanno approfittato per addirittura provare a fare quel qualcosa in più, no? Quanto poi, raga, è comunque in 7, è un voto sicuramente importante, ma proprio perché credevo nel potenziale di questa squadra, secondo me avrebbero potuto fare quel qualcosa in più e gli avrei in quel caso dato un voto ben più alto. Io al Cagliari, ragazzi, gli devo da 8. Ma come faccio a non dare 8 ad una squadra che erano partiti malissimo? Perché il Cagliari era partito malissimo. Hanno tenuto l'allenatore ha minacciato le dimissioni, la squadra, ti prego, non te ne andare, la società, la proprietà che ha sempre creduto in lui, guardate l'ultima parte della stagione, hanno pareggiato con tante realtà ben più importanti di loro, ma come si sono salvati, ragazzi, ma con quale personalità, ma con quale cattiveria, io ve lo dico da inizio anno, Coranieri, nel bene o nel male, nei momenti di difficoltà, è e sarà sempre salvezza. E li volevo premiare, mi sentivo in dovere di premiare questa realtà, questa squadra, vi meritate la permanenza in Serie A, ma per un Cagliari a cui ho dato 8, ragazzi, io al Verona addirittura ho deciso di dare 8,5. E sapete per quale motivo? Basti pensare al mercato di gennaio, quando viene smantellata una squadra, perché di questo parliamo. Tutti abbiamo pensato. Questi stanno a cercare paracadute tra virgolette finanziario, nel senso hanno venduto, no, tutti i giocatori più importanti per farci più soldi subito, perché se poi retrocedi e li vendi dopo tutti quei soldi non ce li fai, se salveranno mai. Sono arrivati solo dietro al Monza tredicesimi, per quanto poi 38 punti, ragazzi, e il 18° posto sta a 3 punti di distanza, c'è da dire anche quello, però ragazzi non me l'aspettavo, secondo me è stato fatto più che un miracolo. Ci stanno squadre che non si salvano manco se gli fanno il mercato di riparazione coi controcoglioni, e questi se sono riusciti a salvare, onore e complimenti. E al Genoa gli devo da 8,5, ragazzi, ero quasi indeciso col 9, vi dico la verità, ma anzi quasi quasi ci ripenso in extremis e glielo appioppo, perché comunque 49 punti, 50, 51, 52, 53, ragazzi, io gli do 9 al Genoa. Il Genoa ha fatto un qualcosa di clamoroso quest'anno, una squadra neopromossa con un allenatore, ragazzi, che ha dimostrato veramente di poter fare grandissime cose, per quanto c'hanno giocatori importanti, Retegui e Gudmundsson su tutti, ragazzi, non è che stiamo a parlare di due scarzoni, Gudmundsson avete visto che dimensione, quanti punti pesanti ha portato al Genoa, ma anche lo stesso Retegui tra un infortunio e un altro, e vanno premiati perché ci vuole mentalità, cioè il palcoscenico della Serie A rispetto alla Serie B, pena neopromossa, ragazzi, come hanno fatto ad arrivare a undicesimi? Davanti a loro c'è star Napoli, a 4 punti, complimenti. Terza posizione in classifica, io anche all'Atalanta gli do 9. Gli do 9, ragazzi, perché a inizio stagione, come tutti gli anni, no, poi più che mai, guardando la passata stagione, situazione, Atalanta che andava sempre in Champions, non è rientrata nella Champions, è rientrata nell'Europa League, e che cosa si diceva, ragazzi? Niente, perché dell'Atalanta non ne parla mai nessuno, è una squadra che viene sempre messa in disparte, e non viene considerata una big, non viene considerata una realtà importante, tutti se la scordano, e poi, ragazzi,
Questi sono presi la Champions League a mani basse. Ci hanno avuto qualche incertezza durante la stagione, perché non è che l'Atalanta ha martellato per tutta la stagione, ma il processo di crescita di Scamacca, di Kedelaar, di tutti quei calciatori che da altre parti, ragazzi, non hanno reso, scommettere su calciatori di questo tipo, portarli a quelli, quattro giocatori in doppia cifra, Scamacca, di Kedelaar, Lookman e Kop Meiners. Ma che cazzo in campionato, per non parlare poi di altre dinamiche de coppe, ma che cazzo ha combinato Gasperini, ragazzi? Gasperini ha fatto un qualcosa di clamoroso, ma veramente onore e complimenti a questa Atalanta, è stata quasi perfetta, ha avuto 9. E poi preparatevi, perché all'Inter gli do 10, il 10 se lo strameritano, perché è stato un campionato, ragazzi, così, cioè, non hanno guardato in faccia a nessuno. Dopo un paio di giornate, dopo qualche giornata, già avevamo capito che avrebbero vinto lo scudetto. Nessuno ci aveva più dubbi. E hanno mantenuto le promesse e le aspettative praticamente per tutta la stagione. Il Napoli l'anno scorso, per esempio, a un certo punto, quando avevano accumulato parecchio margine, aveva cominciato un po' a rallentare pesante, abbastanza pesante, più pesantemente dell'Inter. L'Inter ha fatto un andamento veramente incredibile. Onore e merito a Inzaghi, a Marotta, al calciomercato che è stato fatto, a tutti i calciatori che sono stati cambiati, tanti, e che sono stati sostituiti a dovere. Hanno valorizzato veramente una squadra con un budget limitatissimo. Non era facile. L'anno scorso lo scudetto non l'hanno vinto loro. Partivano indietro rispetto ad altre realtà. Si sono messi davanti a tutti. E per un 10 all'Inter io al Bologna gli do 10 più. 10 più, perché, ma voi vi state rendendo conto del percorso? Il Bologna quest'anno, ragazzi, ha perso 6 partite, solo 6 partite, si sono messi davanti a realtà importantissime, si sono presi un posto in Champions League, che a bocce ferme nessuno li dava, manchi in Europa League, manco in Conference. Ma voi vi state rendendo conto del miracolo sportivo che ha fatto Thiago Motta? Non è che dice è arrivata una proprietà che gli ha comprato i fenomeni, ha speso 300 milioni di euro. È normale, no? Che se c'è un allenatore decente, no, ragazzi. Comunque la situazione, io non so effettivamente quanto è stato speso nell'ultimo calciomercato del Bologna, ma pure loro, ragazzi, con le forze che c'hanno a disposizione, Thiago Motta è stato bravissimo a lavorare con i giovani, a lavorare pure con i calciatori più d'esperienza, ha creato un gruppo, ha creato un'amalgama, ha creato personalità, ha creato una realtà. Ragazzi, per distacco, per gli obiettivi che c'aveva il Bologna e per quello che ha conseguito, il Bologna è stata la migliore squadra in Serie A di quest'anno, anche secondo me meglio dell'Inter, per gli obiettivi che si prefissano, non fraintendete. L'Inter è la perfezione, il Bologna è la perfezione, anzi il non plus ultra della perfezione. Vi ringrazio per la visione di questo video e ci vediamo alla prossima.